spagnoli, napoletani, baresi. Notare il mio costume. No, vabbè, non posso crederci. C'è caldo, freddo, Ale? Caldo da morire. Statemi a Palermo di questo. No, basta, dai. Io per ce l'avrà mangiando qui. Guardate loro che sono. Sono veramente incantata. Buongiorno a tutti. Allora, mi sono preparata. Oggi è sabato 4 dicembre. Mi sono messa la fascia grigia, i pantaloni di tuta bianchi e queste scarpe qua, quelle che mi sono messa ieri perché raga sono troppo comode. Ovviamente sotto la calzamaglia di lana, maglione pesantissimo, questi qua che sono felpati e dentro quelle scarpe ci sono dei calzini spessissimi di lana. Io odio i cappelli, per questo mi sono portata queste fasce che comunque mi tengono calda allo stesso modo. E nulla, quindi adesso io scendo per fare colazione, che loro già sono giù, e poi vi aggiorno su quello che dovremmo fare oggi. Buongiorno. Che cosa sono andata? Poche cose. Faccio più latte. Wow. Mia mamma all'opera con la fetta di pane tostato, burro e marmellata. Non può mancare a colazione. Assolutamente no. Allora, io ho preso lo yogurt greco come ieri con frutti di bosco, cereali, questi sono cornflakes, cereali al cioccolato e semi di lino. Poi ho preso un tè caldo ai frutti rossi. Poi ho voluto prendere anche le marmellate, che sono quelle fresche. E ho preso questa fetta di pane e il burro, che non so dove ho messo. E poi per dopo mi farò un panino con la fesa, questo qua. Bellissima quella ciotola. Fetta di pane, burro e marmellata. Si trova il vintage car. Codice quartiere. Seconda colazione. Una città scende la prima guida e poi no. Com'è? Domani mattina faccio la colazione con papà. Io capisco che ci dava la mangiare tia. Ultima colazione. Sì, facciamo. Mamma, allora li sentiamo sul caldo, no? Mamma. Poi l'8, non sono della nonna. Ti avevo chiamato io. Allora, stiamo raggiungendo gli altri che sono vicino alla basilica a fare colazione. E poi ci dirigiamo verso Parlamento. Il Parlamento. Oggi facciamo tutta la parte di Pest, perché ieri, come vi ho detto, abbiamo fatto la parte di Buda. E nulla, poi oggi faremo anche Terme e altri mercato posti generale. Ci andiamo alla fine? Sì, ci dobbiamo andare. Ah, ok, allora facciamo pure allora, mercato generale. Allora facciamo Basilica, Parlamento, mercati generali e poi tutti alle Terme a riscaldarci. Non vedo l'ora, sarà la parte più bella della giornata. E stasera voglio comprare anche qualcosa alle bancarelle, perché ancora, per ricordo, non abbiamo preso niente. E voglio prendere di nuovo il... come si chiamava? Kunshuk. Dolce. Non mi ricordo. Kunshuk, vabbè, era buonissimo. Stiamo entrando nella basilica. Un po' la basilica, adesso stiamo andando al Parlamento, sperando ci facciano entrare, perché in teoria dovevamo prenotare i biglietti online, ma il sito è incomprensibile, non siamo riusciti a prenotarli, quindi andiamo lì e speriamo che ci facciano entrare senza aver prenotato i biglietti online, anche perché c'erano un sacco di posti in italiano. Adesso siamo nella Piazza della Libertà, stupenda, cioè raga, è enorme. È Budapest, è tutta così, tutta fatta di questi palazzi enormi, tutti in stile gotico, stupendi, cioè bellissima. Comunque stamattina ho fatto una colazione che comprendeva colazione, pranzo e cena, però era, diciamo, giustificata, perché ieri abbiamo camminato per tipo 20 km, 25.000 passi, e penso che oggi si prospetterà un'altra giornata del genere. Io veramente sono scioccata dalla bellezza di questa città. Allora raga, abbiamo incontrato delle ragazze di Bari, ci stanno aiutando a fare i biglietti per entrare nel Parlamento, perché alle 11:15 c'è appunto il turno degli italiani con la guida,
quindi ci stanno aiutando a fare i biglietti, forse ci siamo riusciti. Ciao per il tour. Eh sì, dentro, sì. Quindi tra un po' entriamo e poi mamma direzione mercati? Mercato centrale. Poi mercato centrale, così compriamo qualche souvenir. Poi qualche salame ungherese. Sono arrivati i tickets. Sì, dobbiamo andare. Sono arrivati. Abbiamo finito la visita del Parlamento con la guida. Adesso sto mangiando questo panino con il prosciutto e formaggio. Siamo alla fermata del tram per andare al mercato centrale. Questo è il mercato centrale. Adesso entriamo. Allora, il mercato centrale a Budapest è un grande mercato al chiuso, con tanti stand che vendono tante cose tipiche qua di Budapest. Sì, il salame ungherese. Guardate di quanto fa freddo nei posti per mangiare, danno pure le coperte di pile, incredibile. E accanto abbiamo la stufetta. Abbiamo preso una chicken salad e la minestra di verdura. Sia io, sia mia sorella, sia mia mamma, perché stiamo morendo di freddo. È lieve questa cosa. Guardate loro che cosa hanno preso. Questo. Che bei panini. Che cosa c'è? Burger? Bacon? Bacon. Salsa barbecue. Fantastico. Dire che stiamo morendo di freddo è dire poco. Che ne pensi di questo freddo? Tu che ne pensi di questo freddo? Guarda quel ghiacciole. Mamma mia, mamma mia. Mi sei come il musulmano tutta coperta. Portatemi a Palermo, riportatemi. No, basta, bello. Comunque raga, stiamo andando a prendere la metro per andare alle terme. Oh. Stiamo riprendendo il vin brûlé per riscaldarci. Arrivati. Guarda, fai il video, vale. Siamo arrivati alle terme, adesso ci siamo messi i costumi. Io, notare il mio costume. No, notare che questo non è il mio costume, perché io ero convinta di averlo preso, invece l'avevo lasciato nella valigia, quindi mia mamma mi ha dato il suo costume. Andiamo. Aiuto! Raga, c'è freddo! No, vabbè, non posso crederci. No, no, raga, io sono nuda con 6 gradi, raga. Sono nuda con 6 gradi fuori. Oddio. Stiamo morendo ghiacciate. Dov'è, dov'è? L'ascensore. Dove? Ma dove vai? Octagon. Allora, un aggiornamento, sono le 7:30 circa. Siamo usciti dalle terme verso le 7, perché alle 7 chiudevano, e abbiamo preso di nuovo la metro e siamo quindi tornati, insomma, nel nostro quartiere dove abbiamo l'hotel, e stiamo andando a mangiare in un luogo dove fanno una pietanza tipica che si chiama langos, ed è una sorta di pizza fritta che puoi condire con quello che vuoi praticamente. E questo posto ce l'ha consigliato un'amica che abita qui appunto a Budapest. E nulla, quindi faremo anche questa esperienza. Come vedete io sono proprio oggi imbardata, perché sono uscita dalle terme con i capelli bagnati e non li ho potuti asciugare, quindi ho i capelli bagnati e fuori ci sono 6 gradi. Già. E ho anche tutto il trucco sbavato. È stato molto molto bello. Penso il momento più bello del viaggio è stato quello delle terme, perché è stato rilassante, divertente. Cioè, se venite qui a Budapest dovete assolutamente andarci. Questo è il formaggio, quello che dicevate, quello di yogurt. Non è yogurt, Mari.
È pannacchia. Ok, abbiamo preso il langos, noi abbiamo preso quello classico con la panna acida e il formaggio di sopra. Loro hanno preso uno un poco più complicato, invece mia sorella ha preso anche questo qua normale. Buono, semplice. Buon appetito. Comunque raga, io ho la fascia di lana, la sciarpa di lana avvolta nella testa come una musulmana e il cappuccio con la pelliccia. Allora, siamo tornati nella Fashion Street di Budapest perché ieri ci è piaciuto tantissimo. In realtà volevamo vedere gli altri mercatini che ci sono qui, solo che già sono chiusi. Stiamo prendendo di nuovo il Kurtus Kalash, questa volta l'ho imparato come si dice. E nulla, quindi adesso ci prendiamo questo, questo dolce buonissimo. Ieri abbiamo preso quello con il cocco, oggi lo prenderemo in qualche gusto particolare. Penso la cannella perché mi hanno detto che è molto buono. Come sono state le terme? Ah, mamma mia che favola. Abbiamo fatto amicizia comunque con tipo mezze terme. C'erano ragazzi spagnoli, napoletani, baresi, spagnoli, c'erano anche persone di Bari, persone di Napoli e romani. Ah, romani. Abbiamo conosciuto un romano lì. Dice mia sorella, romani basta, perché lei fa sali e scendi da Roma per il master. Io ci devo andare a Roma, raga. Prossimo viaggio, Roma. E nulla, quindi prossimo vlog lo vedrete a Roma. Raga, un ragazzo di Bari, abbiamo chiesto alle terme di farci una foto, che lui aveva la GoPro e ce l'ha inviata su Instagram. Guardate, belle. Allora raga, abbiamo ripreso il Kurtus Kalash, però questo è quello piccolo. L'ho ripreso con il cocco, ma raga è molto molto più buono quello grande che abbiamo preso ieri. Quello piccolo, insomma, non capisco perché, ma ha un altro sapore. Quello di ieri era molto più buono. Buongiorno, oggi da una Budapest tutta innevata. Buongiorno a tutti, siamo l'ultimo giorno, oggi è domenica. Mia zia e mia cugina sono già scese per andare a fare colazione, invece io e mia mamma ci stiamo finendo di preparare, così andiamo a fare colazione anche noi e alle 10 meno un quarto ci aspetta il taxi. Abbiamo prenotato un taxi in hotel, da quelli dell'hotel, che ci porterà direttamente in aeroporto. Prenderemo l'aereo alle 12 e mezza. La vacanza sta finendo qui, ma non è ancora finita perché il viaggio in aereo è una delle parti più belle secondo me. E nulla, oggi mi sono vestita come il primo giorno, solo che ho cambiato la fascia, e ora ci andiamo a godere l'ultima colazione in hotel. Allora, stamattina ho optato per la colazione americana con le uova strapazzate, i würstel, il pane tostato. Io ho preso quello ai cereali e poi mi sono presa di nuovo il tè di prima, cioè di ieri, quello ai frutti rossi, che era buonissimo. Mia mamma invece ha optato per la solita colazione con burro e marmellata e un latte macchiato. Comunque oggi ci siamo messi in questo posto che ha tutta la parete piena di foglie. Fa un effetto veramente decorativo bellissimo. E anche questa avventura sta per finire. Bye bye. Però andiamo alle valigie. L'autista ci ha detto che qui è il primo giorno che naviga. I tetti blocchi, bello. Pieno di neve. Pranzo, prima di prendere l'aereo, manca mezz'ora. Io panino con la feta, mia sorella col salame, ungherese, è buonissimo. E niente, abbiamo un altro panino qui e abbiamo fatto stamattina in hotel. È finita, è finita. Arrivati a Palermo. Fine.
vacanza con un bel tè e un bellissimo film che sto guardando insieme a mia mamma. Come si chiama? L'ultima lettera d'amore. Ciao. Spagnoli, napoletani, baresi. Notare il mio costume. No, vabbè, non posso crederci. Caldo freddo, Ale? Caldo da morire. Statemi a Palermo di questo. No, basta, dai. Io Peppe ce l'avrei a mangiare il pizzo. Guardate loro che... Sono veramente incantata.